te lo ricordi quanto era bello? Chi? Papà. Te lo ricordi, Elena? Sì, benissimo, come te. Ti dispiace prendere l'acqua? Non vuoi proprio abbandonare il passato, eh? È vero, Elena? Di qualcosa mi sono liberata. Ti sei dimenticata che ho avuto un marito? In quell'orribile campo. Già. E ancora lo stai aspettando. E che devo fare? Lo amo talmente, Elena. Vedrai che tornerà un giorno. Sì, ma quando ritornerà? Se decidesse di andare via. Di partire. Allora finalmente lo chiederai anche tu, il tuo visto d'espatrio. No. Questa è la mia patria. È il mio paese. Non lascerò mai la Russia. L'amo troppo. Le cose cambieranno. Anche per noi. Ne sono sicura. Sì, ma quando? Ma se noi decidessimo di emigrare, che cosa saremmo? Questa casa le voglio troppo bene. Queste mura contengono tutte le mie gioie, le mie pene, tutto ciò che possiedo. Quella poltrona. Ci sedeva la mamma. Non sopporto nemmeno di vederla spostata. Non sei l'unica ad avere dei ricordi. Anch'io penso a papà e alla mamma tante volte, sai. Ma adesso sono preoccupata. E cerco di occuparmi di te. Ma certe volte io credo che non ti capirò mai, purtroppo. Ho ragione. Credo che ci stia sfuggendo qualcosa. Sì, infatti. Ma non riesco a capire. Se stampassimo tutto, confrontiamo i numeri con quelli dell'ultimo esperimento. Ti rendi conto? Un giorno l'intero mistero dell'universo sarà risolto. E allora ci sembrerà così chiaro e semplice come tutto è cominciato. E magari anche perché. Ma nel frattempo? Confrontiamo i numeri. Sputatemi addosso, sono ebrea. Che c'è, Ida? È solo un volgare scherzo. Ci sono persone decisamente stupide, tutto qui. Questo non è uno scherzo, Andrei. Non per me. Ho il diritto di seguire la fede di mio padre e di mia madre. Lo sai che mio padre era un ufficiale dell'Armata Rossa? È caduto a Leningrado. Combattendo per la sua patria. E vogliono che lo rinneghi. Povero papà, i tuoi amici sono tutti morti nei campi di sterminio di Stalin. Yuri è stato rilasciato. Oh, Ida. Torna a casa. Yuri, torna a casa. Torna! No.
campo ti tolgono tutto, tranne la possibilità di avere delle donne. Volevo morire, sai? Per questo ho fatto l'amore con donne che non mi piacevano. Ma anche allora amavo soltanto te. Soltanto te. Siamo buffi noi ebrei. Ma pensate, la rivoluzione d'ottobre fu fatta da una manciata di uomini, la metà dei quali erano ebrei. I bolscevichi vinsero perché gli ebrei votarono tutti insieme contro i menscevichi. E chi è stato a guidare contro di loro l'Armata Rossa alla vittoria? Trotsky, un altro ebreo. Abbiamo fatto tanto, ma era giusto farlo. Dimmi, Ida, era giusto? La Russia non è il solo paese dove esiste l'antisemitismo. Ci sono milioni di non ebrei che manifestano il loro dissenso e vengono perseguitati come noi. Per questo dobbiamo combattere. Combattere? Come puoi farlo? Dobbiamo. Che altro si può fare? Andarsene. La cerimonia in realtà è una riunione politica non autorizzata. La nostra non è una riunione politica. Questa è solo una commemorazione. È una preghiera per i defunti. I 6 milioni di ebrei che sono stati sterminati dai nazisti. Avete 30 secondi per andarvene. I nazisti hanno ucciso 20 milioni di russi non ebrei. Lo avete già dimenticato? 20 secondi. Portatemi via. Non voglio più stare qui, mai più. Voglio lasciare subito questo paese. Siamo qui per... Un permesso di emigrazione, naturalmente. Avete gli affidavit? Sì. Sembra tutto in ordine. Adesso dovete compilare tutti gli altri documenti che sono necessari. Primo, riempite i moduli d'ufficio.
In 4 copie. Nome, cognome, età, titolo di studio, precedenti residenze. E poi nome, cognome, età, eccetera, di tutti i parenti viventi. Se tutti i parenti sono defunti, nome, cognome, eccetera, di genitori, sorelle, fratelli, mogli o mariti defunti. Chiaro? Inoltre, note caratteristiche rilasciate dal datore di lavoro del richiedente. Una dichiarazione firmata dal vostro capo condominio. Una esatta e dettagliata autobiografia. L'autorizzazione dei genitori, oppure, in caso di avvenuto decesso, tutti i loro certificati di morte. Va bene. E ancora, il consenso scritto del coniuge che autorizzi anche dopo divorziato la richiesta di emigrazione. Dunque, vediamo. Se possedete una laurea universitaria, prima di ottenere un visto d'uscita, dovrà essere depositata a titolo di rimborso allo Stato che ha sostenuto le spese per la vostra istruzione la somma di 6.800 rubli per ognuno. Ma... 6.800? 6.800 rubli? Ma non è possibile! Non riusciremo mai a trovarla, una somma del genere. E invece sì, ci riusciremo. A qualunque costo. Ida, da quanto tempo? Ciao. Grazie di essere venuta. Stai molto bene. Dimmi, sei davvero decisa a partire? Sì. Piotr, chiedono il tuo consenso. Anche se non siamo più sposati, chiedono lo stesso il tuo consenso, scritto. Lo avrai. Ma tu hai pensato per un attimo che avrei potuto rifiutartelo? No. Ecco. Prendi questi soldi. No. Ti serviranno. No. Julie riuscirà presto a trovare un lavoro. E vedrai, in pochi mesi ce la faremo. Accettali lo stesso, ti prego. Grazie. Già, emigrare costa molto a Mosca. Sei stato tu a prendere questa decisione. Ida, lo sai bene quanto ho sempre apprezzato il tuo lavoro qui. Ma nessuno poteva licenziarmi senza il tuo consenso. Sei tu il direttore, il responsabile sei tu. Non mi hanno interpellato, non sono stato io a decidere. No? E chi è stato a decidere allora? Ti rendi conto che mi hanno licenziata? Senza nessuna ragione. E senza una spiegazione. Ma noi due lo sappiamo perché. Perché ho fatto domanda per andarmene via da questo paese. Se hai intenzione di inoltrare una protesta ufficiale, la farò pervenire alle autorità. No. Tu adesso devi fare per me qualcosa di più importante. Voglio che tu scriva. Io sottoscritto, certifico che l'impiegata, cioè io, non è assolutamente a conoscenza di alcun segreto di Stato. E di conseguenza non è possibile che essa divulghi informazioni riservate. Ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? Solamente di dire la verità. Solamente di essere onesto. Oh. Oh, anche questo è un reato contro lo Stato. Avanti. Dimostra coraggio per una volta. Niente male. Ah, sai, scusa, sto diventando bravissimo. Veramente. E mi hanno offerto tanti altri negozi da fare. Ecco la tua colazione. Grazie, la mangio dopo. I capitalisti hanno proprio ragione, il tempo è denaro. Speriamo che lo paghino in contanti. Già.
Buongiorno. Tutto è in ordine. Il visto di espatrio ti è stato concesso. Ora ci sono le ultime formalità e te ne puoi andare. È tutto. Io... posso andare? Sì. Sì, ho finito con te. Grazie. Buongiorno. Yuli. Che è successo? Qualche problema? No. Sono libero. Sì? Me ne posso andare. Oh. Ora tocca a te. Vai, ti stanno aspettando. Coraggio. Andrà tutto bene. Ne sono sicura. Certo. Elena, la tua borsa. Ah, sì. Un bambino buffo, proprio un bambino buffo. Un bambino che di nascosto ha rotto i vetri della scuola. Sì, è così infatti. Ancora non ci credo. Dentro di te tutte le idee, di annullare la tua capacità di volere. Per anni ti rendi conto. E poi, all'improvviso, mi lasciano andare. Hanno deciso. Via. È come se io avessi smesso di esistere. Ormai che gli importa, non sanno più che farsene di me. E tu non sai più che fartene di loro. Pensa soltanto questo, Yuli. Non abbiamo più paura, loro hanno smesso di essere importanti. La nostra vita non è finita, sai. Noi vivremo. E mi sembra che presto sapremo perché viviamo. E il perché delle nostre sofferenze. Quanta letteratura, Ida. Ma forse hai ragione. Sì, hai ragione. Hai ragione. Hai ragione. Yuli, credi che Elena avrà dei problemi? No, non c'è motivo che glielo rifiutino. Lo sai bene che di noi tre ero io l'unico che correva dei rischi. Guarda. Dimenticheranno tutto quanto di noi, Elena. Anche le nostre facce. Ci
abbandonano. Ma che cosa c'è? Oh. Perché? Per quale ragione? Perché la mia domanda è stata rifiutata? Leggi attentamente. La tua domanda non è stata rifiutata. Solamente non è stata accettata. Ma è esattamente lo stesso. Ufficialmente no. Se vuoi puoi presentare un'altra domanda. Che sicuramente non verrà accettata. È così, vero? È così. È questa la verità. Ma perché proprio a me? Ulteriori indagini potrebbero cambiare la situazione. Indagini? Ma che cosa ho fatto? Non vedo che... Tu sei una scienziata. Non abbiamo avuto ancora il tempo di appurare se tu sei a conoscenza di informazioni segrete. Voi sapete che non è vero. E il capo in cui lavoro non ha niente a che fare con i segreti di Stato. E nella mia domanda io ho accluso un documento ufficiale che attesta che io non ho nessuna. Quel documento è stato ritirato. State tentando di separare la mia famiglia. E mi perseguitate per la mia religione, è così, vero? Se insisti con questo comportamento, ti avverto. Potrebbero essere ritirati anche certi altri visti già concessi. Sono stata abbastanza chiara? Ce ne possiamo andare. È stato facile. Molto facile. Nessun problema. Ida, davvero ce ne possiamo andare? Sì, ce ne possiamo andare. Brutto per te, vero? Lasciare la nostra casa. È strano. Sono stata io l'unica che si è messa a piangere quando hanno portato via i mobili dal nostro appartamento. Tu invece sei stata così calma. Siamo sul treno per Vienna. Dove vogliamo andare? Oh. Che importa il resto? No. I biglietti? Li ho messi coi passaporti, non ti ricordi? Ah, sì, è vero. Forse li dovremmo tenere tutti insieme. Non siamo delle ragazzine. Ognuno si tiene il suo. Thank you.
Non ti senti bene? Non ho fame. Credo che sia solo un nervosismo. Il mio stomaco è tutto chiuso. Hai voglia di sdraiarti? No. Adesso vado un po' fuori nel corridoio. Non preoccupatevi per me. Ida, smettila di fingere. Dimmi la verità. Non sto fingendo. E allora cosa c'è? Cosa mi stai nascondendo? Non riesco a capirti. Semplicemente sono felice. Che cosa stai pensando? Sto pensando che un giorno avremo un giardino. Vicino al mare. Lo vedo già. Sarà bellissimo. E se poi non ci piacerà la nuova patria, che faremo? Torneremo a casa. Lo sai che questo non è possibile. Non si torna indietro. Oh, Yuli, le leggi cambiano. Niente è mai così definitivo. Un giorno. Chissà. Non ha importanza. Io credo che... Sono sicuro che in qualunque posto andremo ci porteremo sempre un pezzo di Mosca con noi. Lo so. Tornate dentro. È proibito stare in corridoio. Prego. Sì. Appena sarà possibile, voglio cominciare a insegnare. Sì, voglio insegnare. Ma cosa? Russo, naturalmente. Continuo a chiedermi come sarà il nostro futuro. Sereno. Siamo alla frontiera, tenete pronti i vostri documenti. Un ultimo abbraccio in Russia. Sì. Torno tra un momento. Yeah.
ho deciso di unirmi a voi. Noi protestiamo perché ci è stato negato il visto d'espatrio. Tu non hai fatto nessuna domanda. No, e nemmeno ho intenzione di farla. È contro il rifiuto dei visti che protesto, incluso il tuo. Concedeteci i nostri visti. Con questo sistema non otterrai nulla. O forse tu credi di poter ricattare il governo sovietico con queste inutili, continue, stupide dimostrazioni? Questa non è una dimostrazione. Questo è un sit-in. Si usava anche al tempo di Lenin. Falle levare di lì. Stavolta prendo soltanto i nomi. Ma faccia arrestare chiunque resista. Da questo momento, cittadina, se per caso vedo ancora la tua faccia in giro, se per caso sento ancora il tuo nome, non ti dimostrerò la generosità che ti ho dimostrato fino ad oggi. Considerato che questo è il tuo primo reato, questa corte ordina che tu venga internata in una clinica specializzata, dove sarai sottoposta a una cura disintossicante contro l'alcol. Il periodo di internamento verrà stabilito dal consiglio medico della clinica stessa, dopo un primo periodo di osservazione. Vi ringrazio della vostra clemenza. È un evento storico. Per la prima volta si procederà al... disintossicazione di una persona astemia. Ida. Ida. Fino alla laurea con il direttore di questa clinica. Sì. Forse presto ti rilasceranno. Davvero? Sì, sotto la mia responsabilità. Ma, Ida, niente più dimostrazioni, niente più provocazioni, capito? Sono queste le tue condizioni per la mia libertà? Non ti sto mettendo delle condizioni. È che sono preoccupato per te. Lo sai quanto bene ti voglio, Ida? Sì. Te ne voglio anch'io, solo che io non posso rinunciare ai miei principi. Non posso subire queste persecuzioni in silenzio. Io voglio solo riunirmi con Yuli, Elena. Tu una volta amavi la Russia. Ma ancora l'amo. Ma che cosa ho fatto alla Russia io? Perché lei mi faccia... tanto male, Piotr. Che Dio ti aiuti, perché forse... forse loro hanno ragione ad aver paura di te.
Non riesco a rassegnarmi, Ida. Mi manchi. Mi manchi. Avrei dovuto restare a Mosca. Non posso pensarti solo. Non ce la faccio a vivere senza di te, nemmeno qui. Sento questo distacco come una terribile colpa. Avrei dovuto capirlo cosa nascondevi dietro quella felicità. Perché sono stata cieca? Stupida. Mi sono ricominciate le crisi. Sono infelice, Ida. Sono infelice. Sto inviando suppliche a mezzo mondo. I medici non servono a nulla. Ho bisogno della Russia. Ho bisogno di te. Yuli. In base all'articolo 206 del codice penale, lei è stata condannata a 4 anni di esilio da trascorrere in un campo di lavoro in Siberia, con decorrenza immediata. Stai bene? No,
ci sono abituata. Quanti anni? 18. Poi sei giovane. Hai qualcosa da mangiare? No. Perché sei qui? Prostituzione. E tu? Anch'io. Coraggio, una alla volta e niente chiacchiere. No, tu non sei ancora arrivato. Non c'è nessuno qui. Sono tutti al lavoro. Qual è il mio posto? Te lo assegnerà il capo squadra. E tu che ci fai? Sono un'esiliata e mi hanno assegnato a questo campo. Ma ci deve essere uno sbaglio. Certo, questa baracca è degli uomini. Ma quale baracca? In questo campo ci sono solo uomini. Vignatic, Volkok, venite qui. Tutti gli altri alle vostre brande, forza.
Avete sentito? Ehi, non sei niente male. Non è così. Proprio niente male. Vattene in branda, subito. Le voglio solo dare il benvenuto. Tutti quanti glielo vogliamo dare, no? Io adesso vado dal maggiore. Tenete quest'animale lontano da lei. Non ti preoccupare. È stato uno sbaglio. Gregor sistemerà tutto, vedrai. È il miglior caposquadra del campo. Io mi chiamo Andrei Ignatic. Io sono Ida. Sono un esiliato politico. Anch'io. È stato uno sbaglio di qualche impiegato? Oppure qualcuna mosca te l'ha fatto decisamente apposta? Anche il maggiore non si raccapezza. Purtroppo non hai scelta. Il maggiore non ne vuole sapere, se ne è lavato le mani. Dice che la decisione spetta al KGB. Dormirai nella branda d'angolo, è più protetta. E se qualcuno tenta ad avvicinarsi, urla forte. Oggi, Ida, sono solo 28 gradi sotto zero. Peccato. Quando fa meno 40, almeno, ti fanno rientrare nelle baracche. Tu non dovresti stare qui. Devi andare a protestare dal maggiore. No, mi rifiuto. Niente privilegi. Quando ti danno qualcosa, vogliono in cambio qualcos'altro. Già, hai proprio ragione. Dai, questo carico lo porto io. Lavora un po' con me. Allora chiamo la guardia e ti becchi un bel rapporto. Lo sai che vuol dire? Su, non fare la difficile. Vattene. Che è successo? Mi ha messo le mani addosso. L'ho visto io. Tieni, prendi questo. Sì, invece. Ida, nella baracca riusciamo a proteggerti. E anche lì, purtroppo, non so fino a quando.
prima o poi cercheranno di violentarti. E ricordati che noi siamo soli in tre. Usa il coltello. Anche qui hai il diritto di difenderti. È chiaro? Il KGB deve tornare domani. Chiedi di parlargli. Ricordati che lui è il solo che può farti uscire di qui viva. Tenetela ferma per le gambe! Fermi! Tu! Come faccio a non sentirmi una bestia, Elena? Ieri notte ho tentato di uccidere un uomo. Se la caverà, per fortuna. E comunque non è questo che mi tormenta. Mi tormenta accorgermi che ne ho provato piacere. Eppure, in quel giovane che volevo uccidere, c'era un disperato bisogno d'amore, Elena. Ida? No, grazie. Ma ormai sono 3 giorni. Ti ho già detto di no. Quante volte te lo devo dire? Non voglio niente. Io mi lascerò morire se non mi faranno andare via da qui. Beh... dal movimento che c'è in giro c'è aria di trasferimento. O Fedish, o te. Oh!
Vi aspettavamo ieri, sergente. Sì, lo so, capitano. Ma il viaggio è stato lungo. Mi deve firmare tutte le cose. Siamo arrivati, coraggio, scendi. Allora, benvenuta. Là dentro, l'ufficiale di collocamento ti dirà che cosa devi fare. Per piacere, un po' d'acqua, ti prego. Ti stavamo aspettando. Adesso ti spiego come funzionano le cose a Crivoscino. Gli uomini qui lavorano in un cementificio. Le donne in una filanda. Ma per te ho trovato un lavoro diverso. In un albergo. Non mi fraintendere. È un albergo per bene. Lo usano soltanto i cacciatori. E quelli passano tutta la giornata a caccia nei boschi. Ti sarà concessa anche una certa libertà. Preferisco di no. Prenderai la corriera al mattino e tornerai qui solo la sera. Il lavoro non è pesante. Si tratta di lavori domestici, nient'altro. Preferisco di no. La padrona è una brava donna. Ti pagherà qualcosa in più se darai lezioni di matematica al figlio. E potrai vestirti normalmente. Mangiare bene. Preferisco di no. Dove hai imparato questo ritornello? Da uno scrittore. Un certo Dostoevsky. I miei nonni erano analfabeti. Amavano lo zar e si sentivano in colpa verso tutti. Mio padre, invece, ha lavorato per farmi studiare. Sedeva al mio fianco per ore in una capanna come questa. Ci mancava ogni cultura. La cultura con cui tu ora cerchi di umiliarmi. Ti prego di riflettere sulla mia proposta. Mi dispiace. Ho paura che il prezzo che dovrei pagare sarebbe troppo alto. E cioè? Rinnegare le mie idee. Fare la spia. Alla fine è questo che mi chiedereste in cambio. Dovrei smetterla di protestare. E confessare dei crimini che non ho mai commesso. No, voi non ci riuscirete. Non riuscirete a vedermi andare in giro per le strade di Mosca. Pronta a dire... Sapete una cosa? Ho sbagliato. E ho dovuto scendere all'inferno per capire che qui in Russia c'è il paradiso. No, no. I vostri privilegi non fanno per me. Tu non riesci a credere che tra noi ci sia gente in buona fede, vero? Forse un giorno anche tu vedrai le cose in modo diverso. Io per il momento sono in buona fede. E c'è di più. Se fosse dipeso da me, ti avrei fatto andare via dalla Russia tanto tempo fa. Non per te, ma per noi. Sai, sono molto furbi a farti stare qui. Stavi quasi per convincermi a dire di sì. Già, ma rimane il fatto che io qui sono soltanto un'esiliata e intendo vivere come vivono tutte le altre. Vedi, anch'io, in un certo senso, sono un'esiliata. Questo è il mio primo lavoro. E la mia famiglia vive lontano da qui. Ma allora cerca di capirmi. Sì, ho fatto tanti errori, ho tante cose.
Ma li ho fatti solamente per raggiungere le persone che amo. La mia famiglia. È così. È solo per questo. Ho ricominciato a scrivere, ma con enorme fatica. Non so più chi sono. Forse non sono mai stato un vero scrittore. Sono passati 4 anni, ma il tempo per me continua a essere un torturatore inflessibile. Tanto più inflessibile qui, circondato come sono da guerre atroci in cui non riesco a riconoscere né te né me, né le nostre ragioni, e di fronte alle quali sono perciò inerme. È incapace di difendermi. Tutte le guerre finiranno un giorno, Yuri. Non so quando, ma so che succederà. E saranno proprio gli inermi a farle finire. Forse sono come al solito un'ingenua, una che vive di sogni. Ma ho imparato qui all'inferno che i sogni sono una forza indomabile. Se noi falliremo, ci saranno altri che li faranno vivere. Non dirmi che le mie sono illusioni, Yuri. La loro segreta verità è il mio unico sostegno. Non togliermeli, altrimenti cadrei nel terrore di dimenticarvi. Ma non vi dimentico. Non vi ho mai dimenticato. Tu sei sempre con me. Sempre. Buona fortuna. Non dimenticare. Ho tutti i vostri nomi. State tranquilla. Oddio. Ma perché per me è sempre così terribile staccarmi dalle persone? Non mi dimenticherò mai. Volevo salutarti, Ida. Tra pochi giorni anche il mio esilio finirà. Ho fatto poco per te. Ma forse ci ritroveremo. Già, forse ci ritroveremo. Magari chissà a Mosca. Io ho una casa bellissima a Mosca. Che cosa vuoi? Mamma, c'è una storia.
Che cosa c'è? Io mi sono sbagliata, mi perdoni. Ma sta tremando. Su, venga, venga dentro. Si siede. Ilia, va a prendere un bicchiere d'acqua, fa presto. Che cosa ha fatto? Non avrei dovuto venire. Mi scusi. Di cosa? Io una volta abitavo qui. È proprio qui che sono nata. Mi dispiace. A noi è stato assegnato qualche anno fa. Era stato confiscato. Sì, capisco. Lo immaginavo. O meglio, avrei dovuto immaginarlo, solo che... Ecco, uno crede che tutto rimanga uguale. Scusi tanto. Niente, si figuri. Come sono stata ingenua. Dovevo avvertire i miei amici che arrivavo, perché io avevo tanti amici, mi deve credere. Dove saranno adesso? Ho la testa così confusa. Io mi sono accorta che mi avete seguito. Bene. Che cosa volete da me? Ti avverto. Sappiamo che ti sei recata nel tuo vecchio appartamento. Non hai più alcun diritto su quella casa. Non ti appartiene più. Già. Chiaro? Me ne rendo conto. La legge stabilisce che dopo 6 mesi di assenza si perdono i diritti di proprietà. E siete venuti qui per dirmelo. E dato che tu non hai più la residenza a Mosca, hai solo una settimana di tempo per lasciare la città. E dove volete che vada a vivere? Come ex internata, hai l'obbligo di rimanere ad almeno 100 chilometri lontano da Mosca. Altrimenti sarai arrestata. Questa legge c'era già? Oppure l'avete creata apposta per me? Ma l'ufficio visti, l'ufficio per emigrare esiste ancora, vero? Stai pensando di ricominciare tutto da capo? Non ti ha insegnato proprio niente allora l'esperienza. Vai in qualche sperduto villaggio dell'interno e restaci. E come farò a vivere? Lavora. Come ogni altro cittadino. Ma per avere un lavoro ho bisogno di un certificato di residenza. Per il momento non c'è niente da fare, Ida. Se gli dai il minimo appiglio... Piotr. Ti rimandano in Siberia. Hai avuto più notizie di Elena? Sì, certo. Sta bene. Grazie. Ti ha scritto tante lettere, ma le sono tutte tornate indietro. Già, naturalmente. E Yuli? Io non ho saputo più niente da tanto, tanto tempo, neanche una parola da lui. Tu ne sai niente? Sì. Ho qui una sua lettera per te.
Forse lo immaginava che saresti venuta qui una volta rilasciata. Beh, che fai? Non la leggi? Si è sposato. Io lo sapevo. È una grande notizia. È meraviglioso. Giulio ora è libero anche da me, sta bene, scrive di nuovo. Non bisogna piangere. La vita continua. Io non riesco a capirti. Come fai ad andare avanti? Faccio un passo dopo l'altro. Come fanno tutti quanti. E purtroppo io non posso fare niente. Dove andrai adesso? Ci sarà anche per me un posto in cui vivere. Non importa, uno qualsiasi. Ho imparato a fare tanti lavori. Pazienza. Ma continuerò sempre ad amare. A pensare. Pensare sarà la mia forza. Stazione laggiù. Il treno arriva domattina. Aspetterò. Ah! Addio. Tu che ci fai qui? Sto aspettando il treno. Ma il treno arriva tra 6 ore. Qui muore assiderato. Da dove vieni? Lituania. Dalla Lituania? Ne hai fatta di strada. Vieni dentro con me. Porta su qui, non puoi restare. Coraggio. Non aver paura, non ti mordo, sai. Cos'è, vieni dalla Lituania? Vengo da tanti posti. Ormai sono 6 mesi che mi sposto. Dal Baltico al Mar Nero. In treno, in camion, qualche volta anche a piedi. Ti posso chiedere che cosa ti è successo? Naturalmente, se non vuoi parlare. Sono un'ex deportata. 4 anni di Siberia. Non ti preoccupare. Quando arriva il treno, me ne vado subito. O chiama la polizia, altri l'hanno già fatto prima. La gente a volte ha paura.
Non vuole mettersi nei guai, io non li biasimo, e tu? Non devi per forza prendere il treno. Puoi restare qui. Ti sta bene qui. È un paese piccolo e nessuno ti darà fastidio. È un posto molto tranquillo. Da queste parti il KGB non ci viene. Io devo anche guadagnarmi da vivere. Sai cucire? Mia moglie odia rammendare calzini. E le sue amiche pure. Davvero? Rammendare calzini mi ha sempre divertito. Fin da quando ero una ragazzina. E potrei anche lavare. È solo che io non ho il permesso di residenza. Qui non siamo a Mosca. Un permesso è solo un pezzo di carta. E un pezzo di carta si riesce sempre ad ottenerlo. Oggi sei lenta. Quanta roba da lavare. Ci devi pregare. Chi è? Ida, sono Ivan. Posso entrare? Sì, certo. Queste sono le persone di cui ti ho parlato. Te l'ho detto. Ti puoi fidare di loro. Ecco, ti ho portato il pane e un po' di lardo. Grazie. Sono venuti fin qui da Londra per vederti. Lui scrive per un gruppo di giornali inglesi molto importante. E l'altro è francese. Come hanno fatto a trovarmi? Mi mandano degli amici. Dei veri amici. Cosa dovrei fare? Quello che fa di solito. Lavori, prepari la cena, ci mostri come vive. Oh, come tutti quelli che sono stati nei campi e che sono costretti all'esilio interno. Noi viviamo tutti allo stesso modo. Ma per far vedere il mondo come viviamo non basta solo spiare i nostri gesti. Voi dovreste mettere l'obiettivo di quella cinepresa nel nostro stomaco. E dentro le vene. E da lì, nel nostro cuore. E nella nostra mente. Una mente confusa, intristita dalla solitudine.
voi ci dimenticate tutte le nostre sofferenze saranno inutili. Per piacere, può ripetermi quello che ha detto? Quello che ho detto non me lo ricordo più. Già, mi succede certe volte adesso. Dico qualcosa, magari giusta, e a un tratto l'ho dimenticata. È meglio forse che mi fate delle domande. Mi dispiace rendervi difficile il lavoro. Lasciate che vi aiuti. Volete sapere se a volte piango? Sì, piango. Piango quando sono molto debole. Ora, per esempio, in questo preciso momento sono molto debole. Ma è sufficiente che mangi qualcosa e il desiderio di piangere sparisce subito, insieme con la fame. Ho molto, molto lavoro da fare, cose da lavare. E sono come un vecchio animale che lotta per sopravvivere. Che lotta per procurarsi il cibo. A parte tutto questo, i miei orizzonti sono alquanto limitati. Non è vero. Il mio tentativo di vivere è fallito. Amore, matrimonio, amici, famiglia, casa. Ho perduto tutto. Una fine che non ha fine. Ma resta il fatto che devo continuare a vivere. Volete sapere qualcosa ancora? Ecco, dite. Ida.